Science. Reginald Youngman è fra i primi pazienti britannici con rivoluzionario microchip salvavita. Il minuscolo sensore wireless è inserito nell'arteria polmonare e avvisa i medici in remoto di qualsiasi deterioramento anche prima dell'apparire dei sintomi. Una volta al giorno avviene il collegamento con uno scanner che rimanda i dati all'ospedale, così che il medico curante viene aggiornato. Se appaiono segni di peggioramento, i dottori chiamano il paziente per adeguare la terapia farmacologica. L'anno scorso Youngman è stato ricoverato d'urgenza 7 volte, ma da quando 2 mesi fa gli è stato applicato il dispositivo, i problemi sono finiti. Ti dà più fiducia, i medici mi sorvegliano e così, in definitiva, mi sento più sicuro. In passato invece non potevo sapere se un problema mi avrebbe interessato e l'ultima volta il problema era veramente grave. Il sensore CardioMEMS è posto vicino al cuore con una procedura poco invasiva. Una volta posizionato informa su pressione sanguigna nell'arteria polmonare, che è l'indicatore della buona salute del cuore. Il Royal Brompton Hospital di Londra è la struttura che ha effettuato i primi test. Solo in Gran Bretagna sono 900.000 i pazienti che hanno bisogno di un controllo come questo, che diventa molto agevole da casa. Certi pazienti camminano sul filo del rasoio, oscillando fra eccessiva o ridotta fluidità sanguigna, con trattamenti che possono non essere più adeguati. E noi sappiamo che questo piccolo chip ci aiuterà, fornendoci un'idea migliore di quello che accade ad ogni singolo paziente, pur restando lontano dall'ospedale. I medici conoscono i sintomi di Youngman ancora prima che si manifestino e 14 pillole al giorno sono lo scotto da pagare per restarsene a casa propria.